Buongiorno, oggi faremo i napoletani mignon, si chiamano così, è una pasta fatta con dei biscottini secchi, li tritate, che poi sarebbe lo stesso impasto dei tartufini, quelli con la godetta sopra. Allora, prendete tutti i biscottini secchi, il pan di Spagna tritato, mettete tutto insieme. Voi a casa ovviamente lo fate con i biscottini secchi e basta. Poi ci mettiamo un po' di bagna, la bagna sarebbe acqua e zucchero. Andiamo a impastare. Ci mettiamo un po' alla volta perché se viene lenta dopo non viene quello che dobbiamo fare. Allora, mettiamo la bagna. Poi un po' di cacao, e della Nutella. Poi vedete, questa è la consistenza. Questa sarebbe, come stavo dicendo prima, l'impasto dei tartufini, che facendo così, poi passandoli nella godetta, vengono i tartufini. Invece questi qua, noi mettiamo della pasta frolla, foderiamo una ghiera di pasta frolla, mettiamo questo così, a farla tutta quanta. Questo è buonissimo, è molto bello come lo faccio, poi dopo faccio vedere come lo rifinisco quando esce dal forno, perché questo va cotto. Allora, il vero napoletano è fatto a pasta grande, io invece questi qua li farò a spicchio triangolare come mignon e glassato al cioccolato. Vedete, quindi tutta bene appareggiata da tutte le parti, e poi sempre con la pasta frolla andremo a foderarla. Sotto sempre la carta da forno, adesso la inforniamo e poi faccio vedere come rifinirla. Vai. Allora, abbiamo girato dalla tiella quello che avevamo fatto, la pasta frolla con l'impasto dei tartufi. Adesso con la cioccolata, quella squagliata a bagnomaria, quella per glassare i biscotti, diciamo, la cioccolata quella a stecche, facciamo così, mettiamo con una spatola, questa è ancora calda, avrei dovuto aspettare che si freddava, però si fa tutta para. Poi adesso, per farla ancora più carina, ci metteremo delle godette colorate più vicino. Grazie. Le godette colorate. Adesso vi faccio vedere come si taglia. Diamo una striscetta.
Intanto questo è il ripieno e adesso a triangolino. Questi sono buonissimi proprio, eh. Ecco come viene. Ma adesso è ancora caldo. Quindi con tutti i biscottini secchi, col pan di Spagna avanzato, sempre ovviamente fresco, eh? Con i rifili quando fate le torte, per non buttare niente. Ecco fatto. Questi fate un'ottima figura, metteli in un cabaret, messi tutti a stella così, e sono ottimi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ecco qui come si presenta, vedete?